Inviti la Mugnaia dell'edizione 2017 dello storico Carnevale di Ivrea. Intanto le auguriamo buon Carnevale, così come le hanno augurato buon Carnevale tutti quanti i fotografi e i colleghi che oggi hanno assistito a questa sua prima uscita con l'abito della vezzosa Mugnaia. Intanto le chiedo subito le sensazioni di questa mattina. Abbiamo appena terminato le foto. Le emozioni di questa mattina sono state forti. Sono state forti perché a partire dall'abito, dal vedere per la prima volta l'abito ultimato e in presenza di, è stato il battesimo, insomma, in presenza di fotografi, la prima entrata di fronte a mio marito, di fronte alla mia famiglia, di fronte a coloro che mi hanno supportato in questo periodo, è stata una bella emozione, insomma. Sicuramente poi un po' per volta anche l'emozione ha lasciato spazio a un po' di confidenza. I fotografi sono stati tutti molto, molto carini, mi hanno messa davvero a mio agio, quindi è stata una bella mattinata. Belle sensazioni questa mattina, nulla però in paragone a quello che succederà a partire da sabato sera. Come ce lo immaginiamo questo sabato sera della Mugnaia, che sarà il suo vero sabato sera? Lo immagino ancora più emozionante sicuramente, lo sogno da tanto tempo e quindi sicuramente lo immagino un susseguirsi di emozioni che in questo momento non so prevedere, ma sicuramente saranno nuovamente forti e belle emozioni. Mentre lei stava facendo le foto con i fotografi, abbiamo fatto quattro parole con suo marito Marco, che ci ha un po' raccontato i giorni passati, a partire dal momento in cui ha ricevuto la telefonata in cui le veniva chiesto se aveva piacere di essere la Mugnaia 2017. Vuole raccontare lei qual è stata la reazione? Allora sì, abbiamo ricevuto una telefonata da parte di Maurizio Leggero e la reazione immediata è stata ovviamente di forte incredulità e poi abbiamo preso, diciamo, un tempo di riflessione che è stato un tempo finto di riflessione perché è durato poco meno di 24 ore e abbiamo accettato con grande piacere, con grande orgoglio perché veramente questa opportunità e questa possibilità di realizzare un sogno è stata ben accolta in primis da mio marito e poi nei giorni a seguire anche ovviamente dalla mia famiglia. Da aspirante violetta in questi anni ho sempre atteso con molta gioia il nome, senza partecipare alla ricerca dei nomi nei giorni precedenti. È sempre stato un momento che ho vissuto sotto il balcone con emozione, quindi insomma mi piacerebbe che le persone a me vicine potessero arrivare veramente fino a sabato sera scoprendolo. Poi il sospetto ovviamente magari comincerà a venire in questi giorni, però insomma senza nessuna conferma. Avete tirato qualche volta in piazza, però mi raccontava suo marito, avete vissuto tradizionalmente il carnevale nella maniera più popolana e popolare possibile, cioè senza magari partecipare con particolari cariche, ma vivendo veramente da partecipanti, spettatori attivi il Carnevale di Ivrea. Assolutamente sì, diciamo che non mi posso definire un vero arancere perché la mia squadra era e sarà gli scacchi, però sicuramente il mio ruolo e il nostro ruolo è tra il popolo gaudente, sempre presenti a tutte le manifestazioni e quindi viviamo e abbiamo vissuto sempre in questi anni ogni sfaccettatura, ogni sfumatura nel nostro carnevale, ma proprio perché noi riteniamo che sia una bellissima tradizione, la nostra è una tradizione da demandare agli altri ed è bello anche in un momento così delicato, se vogliamo, anche per il nostro paese che ci sia un qualcosa che unisce, perché poi a Carnevale noi puridiesi siamo tutti uniti e quindi è bello in questo momento, è giusto anche viverlo forse con uno spirito di leggerezza, no? Perché siamo tanto appesantiti forse anche da situazioni di contorno che non sempre rendono tutto così leggero. Quindi le auguriamo un buon Carnevale, una splendida uscita sabato sera e tre bellissime giornate fino all'abbruciamento del martedì sera.
Grazie e buon carnevale a tutti. Il nostro segno.